Sul mare è un film interamente realizzato in digitale. Che cosa ha significato per lei avere a disposizione questo mezzo? Diciamo che fare un film in digitale come sul mare è stato per me un'esperienza straordinaria, perché innanzitutto ho lavorato su più supporti a seconda delle esigenze di ripresa che avevo, e quindi è stato un esperimento dal punto di vista proprio dei linguaggi tecnologici molto particolare. Ma fondamentalmente, al di là di quelli che possono essere gli aspetti che molto pensano, i risparmi o che ne so, la pellicola e via discorrendo, è stata invece una grandissima versatilità e libertà artistico-espressiva. Mi ha consentito di lavorare, di concentrarmi per esempio tantissimo sul lavoro di recitazione degli attori. Non avevo il problema del reload della pellicola, che come tu sai i magazzini diventano un problema, ogni 5 minuti, 4 minuti e mezzo devi cambiare la pellicola, e magari sei in un momento in cui l'attore è in una fase, diciamo, positiva, sta andando bene, ti è finita la pellicola, c'è il reload. Ecco. Non ultimo c'è la facilità per esempio dell'elaborazione di effetti speciali. Digitale con digitale diventa meraviglioso come lavorazione, quindi non hai il problema di dover trascrivere dalla pellicola a digitale e poi ritornare in digitale, si lavora sempre su un'unica matrice e chiaramente lavori su un'altra definizione che è superiore a quella della pellicola. Cioè, questi sono i vantaggi tecnici, ma io diciamo quelli che a me hanno colpito moltissimo è stata la libertà proprio espressiva, una versatilità, una, diciamo è come lavorare, che ne so, con la creta e col pongo, no? Sono due materie plastiche tutte e due, ma una ha una versatilità diversa, un'agilità, una plasticità secondo me più maneggevole. Credo che sia il futuro, cioè sarà difficile, come ho già detto, tornare indietro, anche perché questo l'ho fatto con un certo tipo di tecnologia, ma la tecnologia oggi è talmente in evoluzione che da un progetto all'altro ci saranno opportunità per poter vedere e sperimentare altri linguaggi. Il digitale non è soltanto una forma, il digitale sono i digitali, no? E a seconda dei film c'è la possibilità per gli autori di trovare i linguaggi e i mezzi per poterli esprimere adeguati. Escono ogni 5-6 mesi nuovi mezzi, nuovi strumenti. Devo dire che però questo qui che ho usato adesso è stato interessante proprio per la versatilità, perché è una case history anche per tutti i giovani filmmaker che vogliono fare cinema e che magari hanno difficoltà a reperire i mezzi. Sul piano produttivo, sul piano proprio dei costi, è un linguaggio che potrà favorire moltissimo la nascita di nuovi.